intanto promuovere un argomento del mio libro che questo libro si chiama Time Rudiments, è uno dei capitoli di questo libro è riservato, insomma, è dedicato allo studio della batteria con i sequencer. In realtà il concetto di base è quello di riuscire a relazionarsi costantemente con quello che fa il sequenza nel momento in cui noi stiamo suonando un brano, no? È fondamentale avere una continuità ritmica, però al tempo stesso bisogna avere la capacità di ascoltare quello che ci viene dall'esterno, in questo caso dal computer o dagli altri musicisti, e valutare se quello che percepiamo noi è allo stesso tempo che stanno percependo gli altri. Con questo concetto, insomma, si cerca di allineare il più possibile tutto quello che si suona insieme con quello che non si suona insieme al sequenza. Nel caso specifico io vorrei fare un gioco adesso che vi propongo, e nel caso ho voluto scegliere una cosa, insomma, un andamento un po' sciaffolante, e ci sarà questa sequenza che ha un loop sotto che suona, dopodiché va via questo loop, io cercherò di mantenere continuità dell'andamento anche nel momento in cui va via il loop, quindi siccome il territorio, insomma, è abbastanza, diciamo, diverso dal repertorio tecnico dei batteristi, ho cercato di fare del mio meglio per avvicinarmi, insomma, a quello che può essere il sound di un batterista che necessita di questo tipo di caratteristica. Ci provo, se non ci viene ci proviamo un'altra volta, è importante che riusciamo a fare un take serio. A dopo, divertitevi.